qui perché io come tifoso sanbenitese mi riconosco in questo presidente e non in altri presidenti. L'anno scorso noi siamo partiti cercando di dare il là a tutto quel discorso che hai fatto tu, a quel movimento che si dovrebbe creare pian pianino, stava facendo come gruppo, come famiglia. Abbiamo cercato di dare il là alla realizzazione di questo, di dare dignità a dei colori, di dare dignità a, non dico a una città, ma a una squadra che rappresenta questo tipo di città. Piano piano ci stiamo riuscendo, nel senso che abbiamo fatto un camminato, l'abbiamo vinto, quest'anno stiamo cercando di, con tanti pensieri, ma stiamo cercando di riuscire a essere lì, a essere presenti, a giocarcela, non tanto di dire di vincere questo campionato, perché poi vincere è sempre difficile. Però a livello societario questo è quello che abbiamo cercato di fare, proprio dare il là e smuovere un pochettino questa piazza, cercando di creare gruppo, fare gruppo e insieme riportare su una squadra che potrebbe in un futuro ridare immagine anche a questa città. Io non so se riusciremo poi noi tutti insieme, o con Sergio o via dicendo, a tornare in Serie B come il presentissimo ci ha permesso di fare. Oggi certamente i tempi sono cambiati, Presidente, da quelli che erano i suoi. Ci siamo accorti sulla nostra pelle che quello che stiamo cercando di realizzare non è facile, è difficile a livello fisico, è difficile anche a livello economico. Quindi i tempi sono cambiati e con l'aiuto, speriamo, con l'aiuto di tanti, di tutti, sperando sempre che siamo di più, di riuscire perlomeno a tornare tra i professionisti, che già sarebbe un successo, perché comunque sia si potrebbe programmare. Oggi queste categorie ci portano ad investire in un discorso senza ritorno, perché non c'è ritorno nei dilettantistici, cioè tu investi però non riesci a patrimonializzare niente. L'unica cosa che si potrebbe fare è tornare tra professionisti e organizzarci in modo che si riesca a fare impresa, non tanto più solamente un discorso passionale, ma si può cominciare a fare impresa tra i professionisti. E questo è quello che dobbiamo fare. Insomma. Il Presidente, se lascio la parola al Presidente, che è preoccupato per la squadra, perché questa squadra che ci fa penare, così ci darà. Come diceva Ferruccio, che la passata di Cotto e Curi insieme ai grandi Valeri, Cervatore, Ravellini, Pollettini, eccetera, eccetera, quando si va a bussare, no? Si fa il modo di bussare, le risposte sono sempre evasive, o sono poche, quindi voi ci insegnate su questo. E già per noi da un anno e mezzo che stiamo qua, avere già questo risultato qui è una cosa grandissima, perché veramente è una cosa che dà coraggio, una cosa che riesce a far andare avanti in modo diverso. Partito tutto comunque da un giornale online, che dobbiamo dare atto, c'è stata sempre vicino alla Sammettese, con i suoi pregi, i suoi difetti, cose che purtroppo non riscontro molto in testate di giornalistica, tipo quella dove scrive Luca, che io sono un tipo molto diretto, che a volte insomma si fanno molte critiche distruttive che costruttive, però noi le critiche le prendiamo. Noi le prendiamo queste critiche qua, però ecco, quel discorso che faceva Erse dovrebbe essere, diciamo, di una compartecipazione società, squadra, tifosi e stampa, perché penso che tutti abbiamo a cuore che la Samba possa avere dei risultati migliori, che possa portare questa dignità, ritornare questa dignità che ha avuto nei tempi di Ferruccio. È dura, purtroppo, vedi, quando passano due risultati che non vanno bene, se si scorda che abbiamo fatto uno stadio, che sono 25 anni che abbiamo fatto, abbiamo messo a noi uno stadio 25 anni che stava cadendo a pezzi. Altre società, mi hanno chiamato ieri il presidente del Frosinone, che vuole avere l'incontro per capire come siamo riusciti a fare questo, le Varese, idem, le società che fanno la Serie B, però questo non se ne parla più, si parla solamente che c'è confusione, si parla che abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sicuramente sbagliato tutto, però questo è un discorso che mi riferisco a lui, a Ers, un discorso che c'è bisogno di... Ma lui rappresenta tutti, però.
Sì, Eros è senso che fosse posando. Lui, vabbè, lui si è messo come livello personale, non è rappresentato io, rispetto per quello che hai detto e non me lo conoscevo, lo ringrazio ancora da parte. Ma non è semplice, oggi con il budget che abbiamo, Ferruccio poi ci faceva la Serie B diversi tempi, molto, molto di più. Però ecco, stare qui già per questa cosa qui, noi ringraziamo tutti, è una dimostrazione che ci sta ancora gente che magari ci vuole stare vicino e crede fosse una selezione questa loro della maglia. E non so di solamente grazie, neanche di più. Poi dopo, ecco, se questo non dovesse accadere, che siamo sempre a buttare fuoco, benzina sul fuoco, sempre a criticarmi, qua dopo ecco, nessuno si lamentasse se spinga magari giù, se va tutto lì. Perché tanti magari dicono, ma perché se Giolini... Perché noi dobbiamo portare anche delle manifestazioni di carattere UEFA e lì purtroppo sono obbligatori, per far venire una nazionale magari, speriamo che riusciamo a portare una nazionale, bisogna avere se Giolini, perché altrimenti se Giolini non si può fare, non è che ci vuole così. Solo per quello, cioè non è un tormentone, diciamo che su quello è un... Noi fanno dare appunto che ci sono pochi aiuti, no? Però diciamo che è finalizzata a cercare di qualche amministrazione sportiva che ci aveva, sicuramente in prospettiva diciamo che a Roma lì faremo l'inaugurazione dello stadio, deve avvenire intorno al 2 gennaio, l'inaugurazione ufficiale. Stiamo aspettando risposte tempestive, proprio a novembre, cioè 20 giorni fa, poi a dicembre ci sarà la sosta e probabilmente la 3 giorni prima della riapertura del giro di Roma. Poi stiamo organizzando un pallone del primario di Reggio di San Benedetto. Stiamo organizzando un torneo nel torneo di Reggio qui a San Benedetto, un giro giroso, dove ci hanno garantito che ci sarà una testa di serie, non so se sarà la Roma, penso la Roma, perché comunque sia più vicina. Una squadra straniera e noi stiamo cercando è un movimento importante perché se noi riusciamo e cominciamo a far sì che anche le squadre qui intorno cominciamo a rifare quei vecchi derby ma con passione, no? Sembra centrare i colori, centrare la passione, ricominciare col girone del Viareggio e poi io se state mi appunto io se stato per fare la migliore Rolasco se non ci vedremo noi non ci vedrà mai né la questura né la casa né non ci vedrà niente, dobbiamo cercare, cioè, dobbiamo farlo, provarci lo stadio strategicamente la partita col Teramo in casa, vedere se ci fanno venire i tifosi del Teramo. Cioè sarebbe il massimo che non ce lo fanno venire. Allora non vi scandalizzate, cioè, se Sergio a giugno se ne va in vacanza, io lo seguo sicuramente a maggio, insomma, io a maggio. Ma non è possibile fare una cosa del genere, mentre a Norma uno stadio non farci venire i tifosi. Sì, Claudio.